Dovrei incominciare col trattare della situazione filosofica nel passaggio di secolo. In quel periodo era in corso la disputa sul problema della fondazione, in particolare della logica e della matematica, dal punto di vista della teoria della scienza. E c'era anche una posizione di pensiero, lo psicologismo, che Husserl aveva combattuto nelle sue ricerche logiche e che, come ritengono i fenomenologi, egli aveva anche confutato. Attraverso questa confutazione dello psicologismo, Husserl è poi diventato anche il pioniere, o uno dei pionieri, della logica matematica del nostro secolo. Sebbene poi egli stesso non abbia seguito tale indirizzo filosofico, non di meno, la sua critica dello psicologismo lo mette in relazione con questo possibile itinerario di pensiero. Del resto, non lo si dimentichi, egli stesso era per formazione un matematico. Husserl sostiene, o meglio, la soluzione husserliana consiste nel rivolgere l'attenzione propriamente al fatto che le conoscenze che avanzano una pretesa di oggettività, appunto per potersi presentare così, devono essere riferite a situazioni che permettono a colui che conosce di avanzare questa pretesa di validità in una maniera vincolante. Ora, naturalmente, non si può ritenere che ogni situazione ci fornisca il fondamento per tali pretese vincolanti. Dobbiamo distinguere tra due tipi fondamentali di vissuti, sostiene Husserl, e cioè tra quelli che appunto ci permettono di avanzare una tale pretesa di validità e quelli per i quali ciò invece non vale. Cioè Husserl ci dice: Che cosa dobbiamo analizzare? Dobbiamo senz'altro analizzare il mondo, le cose, i dati di fatto con i quali abbiamo a che fare. Ma non dobbiamo separare questi dati di fatto, queste cose, ovvero questi oggetti o ciò di cui si tratta volta a volta, dalla maniera in cui essi ci sono dati nei vissuti soggettivi. Nei vissuti legati ad una certa situazione non dobbiamo separarli dalla maniera in cui essi ci appaiono, come Husserl dice. Dobbiamo analizzare tutto quanto è dato al mondo secondo il come, secondo la maniera del suo apparire, per come esso ci appare. Il compito della fenomenologia è quello di analizzare ciò che appare nel suo apparire. È ciò che Husserl intende con il termine fenomeno, ciò che appare nel suo apparire. Per questo, egli chiamò il suo metodo filosofico fenomenologia. Questo metodo ha due lati. Esso tiene sempre conto di ciò che appare e della maniera del suo apparire soggettivo. Inoltre, l'idea guida di tale metodo è l'assunzione che nulla di tutto ciò che incontriamo nel mondo e di cui possiamo in genere parlare Nulla di tutto questo ci è accessibile senza una corrispondente maniera soggettiva del suo apparire. Ohne entsprechende subjektive weisen seines erscheinens. Ich kann also nicht. Insomma, non posso mai avere a che fare direttamente con le cose, prescindendo, per così dire, dalla maniera di apparire delle cose. Piuttosto, posso sempre avere a che fare con le cose soltanto attraverso e grazie alle maniere in cui esse appaiono soggettivamente. Questo rapporto tra le cose e il soggetto non deve essere perso di vista se il filosofo lavora concretamente in maniera analitica e questo è un rapporto di correlazione. Perciò la fenomenologia nel suo principio metodologico fondamentale è indagine sulla correlazione. In tale contesto compare poi questo concetto di intenzionalità, presto divenuto famoso, concetto che Husserl ha ripreso dal suo maestro Franz Brentano e che quest'ultimo aveva a sua volta ripreso dalla scolastica medievale. Ma come si arriva a questo concetto di intenzionalità? Che cosa significa in questo contesto metodologico? Avevo detto poc'anzi che nei nostri vissuti siamo rapportati a un qualcosa qualsiasi che ci appare. Abbiamo sempre a che fare con qualcosa che ci è dato. E l'intenzionalità è innanzitutto questo riferimento a un qualcosa che appare. Il fatto che la coscienza sia riferita ad oggetti. Ora, naturalmente, questa sarebbe ancora un'idea banale. L'idea cioè che la coscienza è sempre coscienza di qualcosa. Spesso il concetto di intenzionalità è spiegato in questi termini. Ma così non si coglie il punto fondamentale di questa idea ausserliana. Il punto focale è che la coscienza, a partire da quel modo non intuitivo, indiretto, stentato, in cui ci appaiono le cose, gli oggetti, è sempre rimandata ad altri modi di apparire delle cose, modi in cui queste invece ci sarebbero date in maniera concretamente intuitiva e vivente. Ciò significa che nella nostra coscienza e nei nostri vissuti è sempre presente la tendenza a seguire questo rimando alla datità originaria e intuitiva. E quando Husserl utilizza il concetto di intenzionalità, intende propriamente questa tendenzialità della coscienza. Certamente conosciamo il concetto di intenzionalità anche a partire dal linguaggio di tutti i giorni. Ed allora, quando usiamo per esempio il verbo intendere, vogliamo dire in effetti che tendiamo verso un qualcosa. Nella coscienza si trova una tendenza originaria, una tensione, e cioè un tendere alla datità intuitiva, vivente, e questo per tutti i tipi di vissuto, quindi anche per i vissuti del sentimento e per i vissuti che accompagnano la nostra vita pratica, la nostra prassi, il nostro agire. Il concetto che Husserl utilizza come titolo globale per i vissuti nei quali ci è dato in maniera intuitiva, vivente, ciò di cui ci occupiamo volta a volta. Il titolo generale per dire tutto questo è Evidenza, un tema ripreso dalla tradizione, che però Husserl utilizza in un senso molto più ampio rispetto a quello della tradizione. È interessante notare che questo concetto di evidenza ha un doppio significato programmatico per la fenomenologia husserliana. Da un lato ha il significato che ho appena indicato, e cioè un significato da intendere nel contesto della cosiddetta intenzionalità della coscienza. Intenzionalità della coscienza significa appunto la tendenza all'evidenza, ma d'altro canto il concetto di evidenza ha anche un significato per l'analisi fenomenologica della coscienza. E quindi per la riflessione filosofica su questa peculiarità della coscienza, e cioè anche all'analisi fenomenologica si rivolge allora la sfida della struttura intenzionale della coscienza, ossia l'invito a seguire l'attenzione all'evidenza. Anche la stessa analisi fenomenologica deve essere evidente vale a dire il filosofo deve parlare in modo da avere davanti a sé, in maniera vivente e intuitiva, ciò di cui parla, in modo da portarlo alla datità, come Husserl dice. Questo è l'atteggiamento metodologico fondamentale della fenomenologia. Di che cosa si tratta quando si parla di riduzione fenomenologica? Husserl dice, per analizzare i vissuti intenzionali, nel senso di un'analisi della correlazione, è necessario muoversi sempre nello spazio di questa tensione. Tra il vissuto soggettivo e ciò che compare in questo stesso vissuto. Per poter descrivere questa relazione, o meglio, questa correlazione, in maniera priva di pregiudizi, e l'atteggiamento metodologico di fondo del fenomenologo è l'atteggiamento del descrivere, non quello del costruire o dell'argomentare, ma piuttosto l'atteggiamento del descrivere, del ridisegnare in maniera pensante ciò che si mostra nel senso dell'ideale dell'evidenza. Dicevo, se vogliamo realizzare questa descrizione spregiudicata, ovvero questo descrivere che si preoccupa di liberarsi dal pregiudizio, allora dobbiamo liberarci da un determinato atteggiamento di fondo che domina la vita normale, naturale, extrafilosofica dell'uomo. In che cosa consiste questo atteggiamento di fondo? Consiste nel fatto di assumere che ciò che ci appare, ciò che è dato, per amor di brevità si può dire anche gli oggetti, che gli oggetti esistono, hanno un essere indipendentemente dalla maniera del loro apparirci. Ma l'analisi fenomenologica consiste appunto nel fatto di dover fare attenzione, in maniera conseguente, a non separare nulla di ciò che appare, nulla di dato, nessun essere di un oggetto, dalla maniera del suo apparire. Ciò significa che per poter effettuare adeguatamente tale analisi, Dobbiamo superare l'atteggiamento di fondo nel quale ci poniamo di fronte agli oggetti della vita naturale. Questo atteggiamento di fondo è chiamato da Husserl l'atteggiamento naturale. Nella vita di tutti i giorni l'atteggiamento naturale non è riconoscibile propriamente come atteggiamento, eppure è sempre presente. Noi non potremmo vivere affatto se non vivessimo in questo atteggiamento e se lo vogliamo riassumere in una frase possiamo dire tutto ciò in cui mi imbatto esiste, è indipendente dalla maniera in cui volta a volta appare. Dobbiamo superare questo atteggiamento naturale e ciò significa che dobbiamo considerare in maniera conseguente ciò che è dato nel come è del suo apparire. Espresso in termini filosofici, ciò significa che dobbiamo cogliere il suo essere come un apparire, vale a dire, dobbiamo cogliere l'essere come apparire. Oppure, detto in altri termini, e anzi vorrei aggiungere in termini che possono essere fraintesi, dobbiamo ridurre l'essere degli oggetti al loro apparire. Al loro apparire soggettivo e contingente per l'uomo. Proprio questa è la riduzione fenomenologica, la riduzione dell'essere degli oggetti al loro apparire, alla loro fenomenalità. Questa è la riduzione fenomenologica. Al concetto di riduzione fenomenologica che ho appena illustrato si connette infatti un altro concetto, per Husserl assolutamente centrale, e cioè il concetto di epoche. Husserl ha ripreso tale concetto dalla scepsia antica, ma gli ha attribuito un senso del tutto diverso rispetto al significato che questo termine aveva nell'antichità. L'epoche è la sospensione del giudizio. Ma la sospensione di quale giudizio? Di quel giudizio che l'uomo formula sempre in maniera inespressa nel cosiddetto atteggiamento naturale. E cioè il giudizio secondo il quale gli oggetti sono indipendentemente dal loro apparire per la coscienza con i suoi diversi vissuti. L'epochè è la sospensione del giudizio in riferimento a questo giudizio che normalmente resta inespresso. L'epochè è l'assunzione di un atteggiamento di neutralità. L'epochè è il non dare seguito a quella tendenza fondamentale della coscienza naturale, dell'uomo nell'atteggiamento naturale, e cioè il non dare seguito a quella tendenza fondamentale, secondo la quale si assume sempre che ciò in cui mi imbatto è senz'altro. Da sostenere che è senz'altro, intendo dire che è indipendente dai modi della datità. Come Husserl si esprime. L'epoca è la neutralità rispetto a questa posizione naturale. Certamente si trovano nel pensiero husserliano diversi fili conduttori in proposito, ma un filo conduttore assai significativo è il concetto di fondazione, che poi ha anche giocato un ruolo importante nella storia dell'influenza di Husserl e della fenomenologia. Questo concetto di fondazione. Risulta di nuovo a partire dal significato che ha l'evidenza per la fenomenologia. Coscienza intenzionale significa che la coscienza si sa sempre rimessa a vissuti originari, a datità viventi. Questa coscienza di un essere rimessi a un qualcosa, il che è fondamentale per la struttura della coscienza intenzionale, questa struttura di un essere rimessi a un qualcosa significa tra l'altro che per la maggior parte dei suoi vissuti, la coscienza si sa rimessa a vissuti che per così dire le stanno dietro le spalle, vissuti che sono già presupposti. Vissuti senza i quali il vissuto che si è appena delineato non sarebbe affatto possibile. Quanto sto ora presentando non è una costruzione filosofica, piuttosto è l'esposizione della stessa coscienza, della stessa coscienza intenzionale. Fa sempre parte, appunto, anche questa consapevolezza, secondo cui per poter sperimentare in maniera sensata questo vissuto che sto sperimentando adesso, io sono rimandato e rimesso a vissuti che vi sono già presupposti, come condizio sine qua non. Seguendo il filo conduttore di questa idea della fondazione, dove fondazione significa che un vissuto B presuppone un vissuto A come condizione della sua possibilità, seguendo il filo di questa idea della fondazione si può stabilire un certo ordinamento per gradi, come si potrebbe dire in maniera forse un po grossolana, un ordinamento per gradi dei vissuti intenzionali. E così si ottiene allora una certa struttura, che Husserl, peraltro, ha costantemente modificato nel corso della sua vita. Quello che ne risulta non è pertanto un sistema stabile. La fenomenologia resta una filosofia dei lavori in corso, resta un processo di costante rinnovamento. Idealismo trascendentale significa che la fenomenologia si presenta qui rivendicando di essere una posizione filosofica, come da più di due millenni ci sono state posizioni filosofiche fondamentali nella storia della metafisica. La posizione di fondo è qui un idealismo, vale a dire una determinata tesi a proposito dell'essere di tutto ciò che è, e questa tesi suona. L'essere è apparire, apparire in senso fenomenologico. Ho appena detto che si tratta però di una tesi a proposito dell'essere di tutto ciò che è. Una tale tesi sull'essere è sempre una tesi che si riferisce a tutto ciò che è, all'intero. Detto in altri termini, è una tesi che riguarda il mondo. Questo concetto di mondo compare poi più o meno in questi termini nella filosofia husserliana degli anni venti e successivamente si afferma in maniera definitiva e con forza negli anni trenta. Sollecitando profondamente l'attenzione del suo pensiero. Questo concetto di mondo ci conduce poi al concetto di mondo della vita. Il concetto husserliano di mondo della vita, la sua analisi del mondo della vita, è in realtà nient'altro che il proseguimento dell'analisi del mondo che Husserl, filosofo trascendentale, aveva incominciato già negli anni venti. Ora, si potrebbe dire, o meglio, si potrebbe obiettare. Ma assumendo una tale posizione idealistica, Husserl non ritorna forse di nuovo nel solco della filosofia classica, mentre invece egli aveva appunto inteso essere colui che ricominciava radicalmente tutto da capo? Non si pone invece di nuovo sui vecchi binari? Ma occorre dire che le cose non stanno in questi termini. Il fatto che l'analisi fenomenologica si occupi dell'insieme di ciò che è, del mondo, questo non è un compito che la fenomenologia si pone perché intende ripescare le posizioni già note della metafisica, quali poi esse siano. Si tratta piuttosto di un compito che la fenomenologia si propone proprio in quanto essa è analisi della coscienza intenzionale. Se infatti si indaga sufficientemente a fondo la coscienza intenzionale, si osserva che di questa coscienza fa sempre parte anche la coscienza del mondo. Perché? La risposta è nel concetto di rimando, che ho già utilizzato più volte. La coscienza è sempre coscienza di un essere rimandati. Non si dà alcuna coscienza intenzionale che sia interamente isolata. Prendiamo un esempio, un esempio classico, che fa Husserl stesso. Analizziamo per esempio la datità di questo oggetto qui di questa penna stilografica. Questa penna stilografica non mi è mai data come un oggetto isolato ed altrettanto poco lo sono anche gli altri oggetti. Piuttosto questa penna mi è data, è inserita all'interno di una potenzialità, una potenzialità della mia coscienza, una potenzialità del mio esperire vivente. E cioè io so che nel vissuto relativo a questo oggetto io ho la possibilità di passare al dispiegamento di altri vissuti. So per esempio che potrei indagare all'interno di questa penna stilografica se la apro. A partire dal senso dell'oggetto con il quale ho a che fare, fa parte della mia coscienza di questo oggetto chiuso l'essere rimandato alla possibilità di guardare al suo interno. E altrettanto so che se vedo così questo oggetto davanti a me, è perché ciò che vedo ha anche un verso. So che potrei girare l'oggetto e vederne l'altro lato, ma so anche per esempio che posso porre questo oggetto in determinate relazioni con altri oggetti. So per esempio che potrei infilare questa penna qui nel mio taschino. Ciò mi rimanda ancora ad altri oggetti, per esempio alla mia giacca. Questa giacca a sua volta rimanda per esempio alla possibilità di spogliarsi. Come certo si farebbe volentieri in uno studio televisivo così caldo. Oppure questa giacca mi rimanda al fatto che una volta l'ho comprata in un negozio. Tale acquisto mi rimanda poi al fatto che esistono strutture per la produzione di vestiti. Le strutture di produzione mi rimandano forse a determinate città, eccetera, eccetera. Ciò significa che tutto ciò che mi è dato nei vissuti intenzionali si trova in un contesto di rimandi, come Husserl afferma. E in proposito, l'aspetto più interessante. È che questi rimandi non indicano, per così dire, in maniera sregolata e disordinata in tutte le direzioni. Piuttosto della coscienza di questi rimandi fa sempre parte anche la coscienza che su determinate possibilità della coscienza si appoggiano altre possibilità, che a quelle si connettono secondo una regola. Vale a dire, il contesto dei rimandi significa che la coscienza trova già schizzati determinati itinerari per l'esplicazione di ciò che incontra e può seguire tali percorsi. Li può anche modificare, ma non può proseguire a piacere. Con ciò la coscienza ha, per così dire, un gioco di possibilità per il proprio dispiegamento. Uno spazio il cui ordine consiste nel fatto che ci sono tali contesti di rimandi e Husserl chiama orizzonti questi giochi di contesti di rimandi. Tale concetto di orizzonte entra con Husserl per la prima volta nel cuore della filosofia e acquisterà poi un significato fondamentale per la sua fenomenologia nell'ultima fase del suo pensiero. Proprio qui si ha inoltre anche una delle scoperte della fenomenologia che saranno poi tra le più fertili per il suo futuro. Gli orizzonti, i contesti di rimandi, non sono a loro volta isolati, piuttosto essi rimandano reciprocamente anche l'uno all'altro. Il contesto di rimandi di questo studio televisivo rimanda ad altri contesti di rimandi, per esempio in questa città, oppure nella mia vita e via dicendo. Così si dà un contesto di rimandi, un contesto di rimandi latente, nascosto, eppure esistente, a cui appartengono tutti i contesti di rimandi, tutti gli orizzonti, e questo orizzonte di tutti gli orizzonti è il mondo. Il mondo in senso fenomenologico. Il mondo in senso non fenomenologico, alla maniera in cui usiamo questo concetto nel quotidiano, ma poi anche nella scienza moderna, significa l'insieme di tutti gli oggetti, di tutto ciò che è. Ma in genere, o meglio nel caso estremo, questo è poi pensato come un agglomerato di cose che esistono l'una a fianco all'altra in maniera irrelata. E allora il mondo... Diventa qualcosa come un grosso container di tutto ciò che vi si trova, un unico grande oggetto per tutti i piccoli oggetti che vi stanno dentro. E nel termine container si esprime già anche la possibilità, diventata ormai una realtà inquietante nel presente, che appunto tutto ciò che si trova in un tale container possa diventare un giorno spazzatura. Nella comprensione fenomenologica il mondo è l'orizzonte di tutti gli orizzonti, il contesto universale dei rimandi. E il mondo, così compreso come orizzonte di orizzonti, non è nient'altro che il famoso mondo della vita. Ma perché allora questo concetto di mondo della vita è diventato così centrale nel pensiero dell'ultimo Husserl? Ciò è avvenuto perché nell'ultima fase della sua vita Husserl si è visto costretto a presentare ancora una volta in maniera programmatica il significato della fenomenologia in una situazione di concorrenza rispetto alle pretese di verità della scienza moderna in particolare delle scienze naturali. A questa scienza Husserl ha contrapposto un pensiero critico, internamente organizzato dal filo conduttore del concetto di mondo. Questa scienza pretende di interpretare, di spiegare ciò che è oggettivo, ciò che è in sé, il mondo, per come esso è in sé. Ma Husserl dice e così ritorniamo di nuovo al punto da cui abbiamo preso le mosse e cioè al principio di correlazione Husserl dice che così si dimentica che ciò che ci appare, anche il mondo come un tutto, è un qualcosa di cui possiamo parlare in maniera sensata, soltanto riferendoci alle maniere dell'apparire. E questo significa ora per il concetto di mondo anche il mondo che la scienza moderna pretende di indagare, e anzi di indagare in maniera vincolante nella sua gigantesca attività di ricerca, anche questo mondo, questo grande oggetto per tutti gli oggetti, Oggetti, anche questo mondo si riferisce all'apparire. Vale a dire, nell'analisi fenomenologica ci si impone il compito di mostrare come il concetto di mondo della scienza acquisti senso solo nel riferimento all'esperienza del mondo della vita, vale a dire del mondo come esso ci è dato e ci appare in quanto orizzonte degli orizzonti nei vissuti soggettivi e contingenti.